trema il mio cuore, trema di paura, pietà mi attraversa la carne, pietà per la misera madre, tra i figli chi ucciderà, chi sarà l'ucciso, chi sarà l'ucciso, chi sarà l'ucciso? Urto di scudi, massacro, sventura, quale dei due piangerò? Spalto! Orrore! Due belve! Due anime! Accettate di morte! 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 Corpi fra loro nemici, presto giaceranno nel sangue! Infelici, perché scontrarsi in duello? Bravissimo! E così abbiamo visto un pezzo anche. Sono veramente straordinari questi ragazzi, meravigliosi. E Meneceo, Daniele, volevi dire qualcosa, mi dicevi poco fa. No, perché entrambi sono stati veramente meravigliosi nei nostri confronti, dicendo che siamo una compagnia stupenda, eccetera, eccetera. Allora penso che a nome di tutti si può restituire questa meraviglia che è stata detta da loro, perché vabbè, alcuni di noi allievi di Giuseppe Argirolo conosciamo la sua estrema follia, diciamo che siamo abituati, ma è magico. L'odio della follia di Erasmo da Rotterdam. Esatto, però è magico e lo ringraziamo tutti quanti di questo. Poi Giuseppe Pambieri, che dire, osserviamo e impariamo tutti. Osserva, quanti, impara. E rubiamo soprattutto. Sì, c'era un mio libro di scienze alla scuola media, osserva e impara, eccolo. Esatto. Che poi è la scuola anche che dopo essere stati istruiti da un buon maestro come Giuseppe Argirò si continua ad imparare da chi in scena ti mostra proprio come fare. In più ci abbiamo Letizia, che è un angelo della compagnia, un'attrice straordinaria, noi quando lei passa noi ci inchiniamo sempre. La chiamiamo Dea. E che dire di Micol? È Dea della scena, è Dea di tutto. Micol, ovviamente, figlia d'arte, ha scelto bene. Secondo me prima di nascere ha guardato e ha detto allora Giuseppe Pambieri, Lia, dice meglio di così, dove si va? Noi invece non avevamo già questa prontezza prima di nascere. Io ho visto mio padre e mia madre e ho detto ma, boh. Ed è andata così. Bellissimo. Poi una produttrice anche che ci permette tutto questo è da elogiare. E tutti gli altri, Aldo Vinci, che vogliamo parlare di Aldo Vinci, che è un attore straordinario. Cioè, e beh, vogliamo parlare dei due Aldo fratelli. Vinci, i fratelli, solo Gianni, tutti qua, lei è una voce straordinaria. Ci siamo ritrovati, avevo ancora i capelli. Oddio, quando io ho visto l'età di Aldo Vinci, io gli avevo dato 25 ho detto la mia. Dopo che hanno recitato insieme ha perso i capelli Argirò. Bellissimo. Letizia, tu farai la Dalida, che ormai da molti anni... Porto in giro, diciamo quanti. A proposito di Calabria, della meraviglia della Calabria. Però dovresti fare la Divina Maria. Io sì, ti auguro di magari, fare Maria, magari, con Zeffirelli magari. Magari. e poi dobbiamo fare anche i complimenti veramente a tutti voi. Siete stati magici, Aldo Vinci, appunto Daniele Zappalà, il nostro Luca Garello, Pollinice, il nostro Eteocle, Toni Allotta, Gianni Federico, il nostro Tiresia Calabrisi, il Riggio. E poi Damiana Leone, che abbiamo detto il contralto, la controvoce bellissima, e le nostre attrici cantanti metaforiche, perché dobbiamo meta cantanti, Valeria Di Francesco e Simona Topolicchio. Potolicchio. Ho fatto una metà tesi di posizione, vero maestro? Sì, esatto. Poi ecco, a noi piace essere anche Topolicchio, definite le girls di Pambieri. Sì, una metà, oddio Topolicchio, perdonami, un topino di teatro.
Topino di teatro è bellissimo, perché vuol dire che è quello che assorbe tutti i segreti, no, del teatro, perché sta lì. Poto lì che ho fatto la metatesi, la mia passione per la grecità mi porta alla metatesi. Certo. Torniamo per un momento alla nostra Adriana Palmisano. Certo. Dovete sapere, cari telespettatori, che qui a Teatro Live ha fatto irruzione poco fa, non irruzione, a ragion veduta naturalmente, Adriana, la produttrice, Adriana Palmisano, la gloriosa produttrice, che poi però improvvisamente dicevo, oddio dov'è Adriana, oddio dov'è Adriana, non mi davo pace, mi dice siediti qui, risiediti, e Adriana non c'era per un motivo molto professionale, perché doveva andare a sbrigare cose di compagnia, le cose di cosa nostra, per dirla con Tiresia. Io spesso non godo dei momenti più belli con la compagnia, proprio perché mi trovo da un'altra parte. Però questo permette poi a tutti di fare queste cose meravigliose. Un pochino più da questo. Sì. Ah già. Sì. E quindi... No, invece dicevamo prima... Se questa produzione, insomma, avesse avuto per me un significato particolare, e dicevo appunto dei vecchi allestimenti magari più tradizionali, no? Che ho messo in scena negli anni, in tutti questi anni. E questo lo è senz'altro, perché forse un modo nuovo, Dio, forse in teatro si dice sempre che non si inventa mai nulla, però per quanto mi riguarda, avendo prodotto sempre spettacoli, soprattutto di autori classici, in maniera tradizionale, tra virgolette, ecco adesso invece mi sto spostando, grazie a Giuseppe Argirò, in una dimensione un po' diversa, un po' più contemporanea, un linguaggio più diretto. È meraviglioso vedere il pubblico come, tra l'altro, anche i bambini, i ragazzi, giovanissimi, che riescono ieri c'erano dei bambini a capire tutta la storia. 4-5 anni. Esatto, infatti li ho visti anch'io ieri. E i figli di Gianni, Federico, il maschietto ha 11 anni, praticamente ci ha raccontato tutta la storia. Non gli era sfuggito assolutamente nulla. E questo è anche significativo, perché Le Fenice di Euripide, così come è scritto, non è molto comprensibile. Bisogna veramente studiarlo per capire tutta la tessitura, eccetera. E devo dire che in 1 ora e 40 minuti è quasi un Bignami delle Fenice di Euripide. Poi lui è attinto anche da altri autori. E abbiamo tutta la storia lì, senza cambio di scene. Ma il segreto è anche la brevità, perché esatto, tante volte... In teatro funziona molto la brevità, bisogna avere la voglia come a perché tavola. Perché arriva dritto al cuore delle cose. Non troppo. Non troppo. Recentemente la Versilia. Ah no, beh certo. Certo, mai eccedere. Però proprio come quando ci si alza da tavola, che bisogna avere con un po' d'appetito. Questo fa, insomma... E quindi questo spettacolo ha più ambientazioni all'interno dello stesso spettacolo, perché parla appunto di tutte le epoche, la guerra che praticamente di tutte le epoche, di tutti i periodi, è chi nostra. Chi scrive con la bomboletta Sprite? È proprio Daniele. Il pack della compagnia, il folletto Mattacchione. Grazie per il folletto. Doveva esserci anche torniamo alla comicità, che avevo fatto una domanda a Giuseppe Argirò sulla comicità, e quindi stavamo parlando di Aristofane, però io invece volevo portarti sul terreno di Menandro, che è considerato da numerosi e valenti critici il comico per eccellenza, però, cioè la vera comicità, dice Menandro. Come la pensi in questo caso? Innanzitutto siamo nell'ambito della commedia nuova, per cui il linguaggio è cambiato molto rispetto a quello che noi conosciamo della commedia classica. La commedia menandrea, diciamo che costituisce in qualche modo l'anticipazione, sono proprio i prodromi, cioè quindi ciò che permetterà lo sviluppo di quello che poi sarà il teatro romano, per cui parliamo della fabula tellana e di tutto ciò che sarà appunto lo sviluppo, quindi poi del grande teatro romano di Plauto e di Terenzio, che di fatto è il vero teatro a Roma, perché quello di Seneca era legato più alla lettura che non ovviamente alla recitazione.
di conseguenza è, diciamo, più comprensibile a noi in relazione al fatto che il plot di Menandro diventerà il plot del teatro romano e di conseguenza l'intreccio, molto dell'intreccio ad esempio della commedia dell'arte, per cui tutto ciò che noi sappiamo del vecchio, del brillante, dell'avaro, passando, cioè tutto ciò per che il sono... buffone medievale, beh, assolutamente, l'auto, però di l'auto. Fatto è proprio la creazione di una, cioè la storicizzazione, il passaggio dal tipo al carattere fino ad arrivare poi successivamente ovviamente al personaggio, per cui la commedia di Menandro è molto importante, ma è molto importante per quello che sarà lo sviluppo storico, per cui arrivando poi alla commedia dell'arte, ma arrivando a Goldoni, arrivando a Molière, ma e poi arrivando anche a Shakespeare. Aristofane però sì. Anche il linguaggio di Aristofane è talmente moderno da il linguaggio di Aristofane è straordinario, ma il linguaggio di Aristofane è straordinario anche e soprattutto proprio perché ha anche una valenza politica, ecco, e perché poi è l'iniziatore della satira. La condizione della parabasi, del rapporto col pubblico e soprattutto il fatto che Aristofane non avesse alcun timore di mettere alla berlina i personaggi politici dell'epoca e ovviamente i grandi personaggi della cultura dell'epoca, compresa appunto la filosofia e la sofistica. Diciamo che con Socrate è ceduto al punto da farlo condannare alla fine. Lo so, però insomma anche nell'estremo indubbiamente noi abbiamo la rappresentazione di tutto ciò che è ovviamente il comico oggi in relazione alla satira e quanto può fare paura il comico al potere costituito. E questo è molto interessante. Sì. La tragedia non ha problemi grossi di censura, perché il linguaggio del tragico è un linguaggio alto, un linguaggio sublime, di conseguenza ha sempre un rapporto, come dire, di verticalità. L'uomo sta qui e ovviamente il trascendente sta su, Dio sta lì. Mentre il comico che cosa fa? Prende tutto ciò che è alto, lo sradica e lo mette in una condizione di orizzontalità. Ma guai se non ci fosse la tragedia per la commedia, guai se non ci fosse la commedia l'amo per la tragedia. La vita, però bisogna anche dire, ma attenzione, come dicevamo con Bambieri prima della pubblicità per l'appunto, nella tragedia, quando la tragedia è letta attentamente, c'è anche molto grottesco e ci può essere un senso dell'ironia profondissimo. E l'ossimoro, la valenza dell'ossimoro. Sì, l'ossimoro è del resto l'antinomia, è il sale della tragedia, cioè il fatto che la tragedia non si compone altro se non di due forze uguali e contrarie che vanno di pari passo. Shakespeare quella figura insegna, poetica, Shakespeare in tutte Shakespeare le tragedie di sempre c'è il lato comico, c'è il momento comico. Secondo me l'ossimoro in Shakespeare proprio come nella tragedia. E in questo greca. Teatro, tra l'altro, noi in questo spettacolo, scusami, c'è moltissimo Shakespeare perché c'è anche molto Seneca e Seneca chiaramente è il calco e il modello per Shakespeare, certo. E ci sono delle tirate, soprattutto alcune di Giuseppe all'inizio, che sono chiaramente di origine shakespeariana, anche in parte Seneca ha filtrato dai suoi studi alla Grammar School che lui fece molto attentamente. E io anche lì ho fatto, ho interpretato il T.S. Atreo, altro testo di Seneca bellissimo, lo conosci? Sì, certo. Benissimo. È il primo testo di Seneca dove noi abbiamo la Lastor. Fra l'altro l'aveva fatto soltanto in Italia Gassman e Ninchi, Annibale Ninchi, tantissimi anni fa, poi non è più stato Seneca fatto. Seneca torto non viene fatto perché si pensa che Seneca sia assolutamente antiteatrale, invece Seneca è una parola così asciutta, così scabra, così straordinariamente poetica, ma il teatro di parola che è, sì, poi è proprio il teatro. Spetta di al regista di uscire anche a creare un contenitore, una situazione, soprattutto delle dinamiche. Basta che possa essere, agite, ma cattiveria che trasforma il mondo, questa cattiveria sublime che trasforma il mondo. Tu hai mai fatto l'Octavia? Ecco, lei sarebbe una Octavia a dir poco strepitosa. Nicole. Ci penseremo. Fatemi fare questa Octavia. Cioè, io sono qua.